Questa è la fine del mondo. Guardate qua. Prendo tre zucchine, io le ho già lavate. Prendo anche la mandolina e vado ad affettare le zucchine. Ecco qui lo spessore che dobbiamo ottenere, quindi circa mezzo centimetro. Non devono essere troppo fini, quindi. Non troppo fini, ma neanche troppo spesse. E ora cosa facciamo con queste belle zucchine? Le grigliamo. Ci siamo! Profumo meraviglioso. Ora metto da parte le zucchine e poi prendo un frullatore e all'interno metto 150 g di anacardi, oppure potete usare anche le mandorle in questo caso. Io gli anacardi li ho messi in ammollo per tutta la notte e adesso li metto nel frullatore. Aggiungo anche un cucchiaio di succo di limone, aggiungo anche due pizzichi di sale, dell'olio d'oliva e un cucchiaio di acqua per ora, poi se serve ne aggiungiamo man mano che frulliamo. Aggiungo ancora due cucchiai d'acqua. Ci siamo, andiamo a controllare la consistenza, direi che è perfetta. Ecco qui la nostra simil ricotta è pronta e ora la metto direttamente nella ciotola. Ora prendo del basilico fresco, lo taglio finemente e lo aggiungo direttamente nella ricotta. Ora aggiungo un uovo. Ora mescolo bene tutto. Aggiungo anche del pepe e dell'aglio in polvere. Ora prendiamo le zucchine che abbiamo grigliato prima e le distribuisco sul tagliere. E ora farcisco le zucchine con il nostro ripieno. Chiudiamo le zucchine. Diana, ma che cos'è che stiamo combinando? Ero concentratissima. Stiamo preparando una ricetta che vi lascerà a bocca aperta. Ora nella pirofila aggiungo un filo d'olio d'oliva, lo distribuisco bene e poi metto gli involtini all'interno. Allora, i nostri involtini sono pronti. Adesso con la ricotta che ci è avanzata andiamo a creare uno strato. E sopra finisco con della polpa di pomodoro. Sopra metto anche del sale, perché la polpa di pomodoro non era salata. E per finire io utilizzo del pan grattato. In questo caso ho frullato dei crackers di ceci, quindi uso quello. Voi potete usarne anche un altro tipo. Un filo d'olio d'oliva. Wow! Non vedo l'ora di assaggiare questa magnifica bontà. A chi lo dici? E ora in forno a 190 gradi per circa 25 minuti. Ragazzi, se siete qui oggi è perché questa ricetta vi sta piacendo e quindi lasciate un mi piace al video, condividetelo come sempre, mi raccomando, e noi vi promettiamo che saremo qui sempre a condividere ricette buonissime con voi. Wow! Che profumo! Che meraviglia, ragazzi! Guardate che bella! Quanto è golosa! Io non resisto più. Assaggio, ho famissima. Mamma mia! Come sono, Diana? Sa di pizza. Davvero? Di pizza? Com'è possibile? Non lo so. Abbiamo scoperto come fare la pizza in modo alternativo, Diana. Wow, sa di pizza. Non me lo spiego come è possibile. Ma sa di pizza. Ma è una bontà incredibile.